Come va? Come state? Spero tutto bene. Prima di tutto il saluto di tantissima gente, della nostra dolcissima regista. Ciao a tutti. Del nostro aiuto regista. Ciao. E dell'opinionista. Ciao. Amiche, abbiamo vinto qualcosa, ma lo apriremo insieme a voi. Io, amica, vi dico la sincera verità, non avevo mai vinto. Penso niente, no? Abbiamo mai vinto qualcosa? No, non mi viene in mente. Le creme nel giornale, ma quelle mi sa che non vale. No, la sorpresa dell'uovo di Pasqua, okay, è per tutti. Ma quei concorsi che si fanno dove uno inserisce dentro il codice e dice non vincerò mai. Non vincerò mai. La vostra streghetta preferita ha vinto, ma non sono sicura di aver vinto il premio, diciamo quello principale promesso nel concorso, perché sono stata brava, non l'ho aperto, ho resistito. Se abbiamo vinto da Samsung, amiche, come avete potuto vedere e capire un po' dal titolo, una fetta di sedere assurda, penso. Io ho comprato il telefono, ve lo dico, ve l'avevo detto, ho preso un telefono nuovo apposta per essere comoda nell'editing in giro, perché comunque ho bisogno di accompagnare di qua e di là magari la regista, l'aiuto regista, l'opinionista, avanti e indietro, e col telefono solito che avevo, non avevo memoria, quindi nel telefono, io neanche, ma per quella non si può fare nulla, e quindi non avendo memoria nel telefono ero molto legata al fatto di libera la memoria per anche tagliare gli short, shortare dico io, per shortare gli short appunto, mini video verticali, e soprattutto per l'editing non avevo memoria, la batteria non teneva più, no? Quindi tutta una roba così, ho deciso di affrontare, diciamo, la spesa di un nuovo telefono, che comunque mi serviva, diciamo, un po', però ho puntato sul Samsung, che non mi ricordo come si chiama. S24 Ultra. S24 Ultra, che mi sono comprata io, amiche, con i miei soldi, non me l'hanno mandato loro. Però siccome prometteva tanta memoria, un tera di memoria, chiedo alla regista così che non voglio fare Ti ricordi figure, le informazioni tecniche? Le informazioni tecniche, vergogna, il mio lavoro, poi non mi ricordo. No, ma tu fai un altro però lavoro, non vendo telefoni, esatto, sono sì, sempre nel settore informatico, ma non vendo telefoni. Io e i telefoni siamo su due pianeti diversi. Comunque, nel telefono precedente avevo 128 giga, mi pare. Sì. Guardo sempre la regista così per conferma, Mick. E nel telefono nuovo invece ho ben un tera. Che sarebbero 1000 giga, quindi. Eh sì, 1000 giga, grazie, perché non tutti lo sanno. Sì, quindi, quasi 10 volte, 9 volte il telefono, sì, la memoria del telefono che avevo prima. Quindi un grande passo avanti, sono molto più comoda. Finalmente sono riuscita anche a registrare il video, quello di un po' sistemazione. Sì, perché prima col telefono prima non saresti mai riuscita a farne uno di un'ora e quant'era? No, un'ora e 24, non sarei mai riuscita a registrarlo, perché poi oltre a registrarlo lo devi editare e quindi occupa il doppio. Esatto. Di spazio nel telefono, ben 2 ore e mezzo e passa, e non ci stavamo già col telefono che avevo prima. Quindi grazie a questo, sì, ok, io ho le telecamere, le fotocamere, però sono comunque vecchia generazione, non ce l'ho una nuova, e quindi comunque ho deciso invece di comprare, e fa, quindi la fotocamera che avevo e la telecamera che avevo sono comunque di vecchissima generazione, facevano delle riprese non ottimali, e soprattutto le schede di memoria erano molto piccole, e quindi non ci stava mai dentro niente, le dovevo trasferire nel PC, ma anche il PC è vecchio, e quindi ho deciso di prendere questo telefono nuovo, che però costa veramente una pacca di soldi, perché costa, tu ti ricordi il prezzo? Oddio, com'era? Mi pare, amiche, non voglio esagerare, mi pare 1700, so. Mi pare 6,99, io sono riuscita ad accattarlo con tipo 200-300 euro di sconto, quindi l'ho pagato tipo 1450, però se lo, adesso vi racconto bene, se lo compravo entro, mi pare c'erano 4-5 giorni di tempo, mi pare 4 giorni di tempo, se lo compravo entro questi 4 giorni di tempo avevo lo sconto, e volevo tanto comprarlo scontato come tutti, amiche, se è sconcato è più bello perché si risparmiano dei soldini e soprattutto comprandolo entro questi 4 giorni potevo, ma non era detto che ce la potevo fare, avevo la possibilità forse di partecipare a una specie di concorso. Io, amiche, mi ero così un po'
figurati, non ce la farò sì, nemmeno a partecipare. Quando si sente concorso, no, a me per esempio viene in mente quelli che ne so, tipo del supermercato ci sono i cereali, tipo così concorso, quello lo fai ma non vinci mai. E invece magari vincono. Invece magari vincono. Conviene farlo. Ma uno dico, nel senso che parte con le aspettative già basse. Infatti, soprattutto qua era bassissima la mia aspettativa perché io l'ho comprato il primo giorno di apertura del concorso e dovevo ricevere in tempo il telefono indietro per inserire online il codice del telefono. Se non inserivo il codice non potevo partecipare, quindi ho dovuto aspettare, mi pare terzo giorno sera mi è arrivato il telefono. Di corsa, amiche, correndo, sono andata a inserire il codice online del telefono ricevuto sul sito, ho provato a partecipare. E mi è uscito scritto, grazie per aver partecipato. Basta. Non ho capito se avevo vinto, se non avevo vinto. Da lì il buio. Questo quando sarà stato? Voi vi ricordate? Un mesetto. Di più forse. Forse due. Voi mica vi ricordate quando ho comprato il telefono nuovo? L'avevo detto, magari qualcuno se lo ricorda, no? Perché l'avevo anche detto. Ma secondo me un mese, massimo secondo me un mese e mezzo. Un mese e mezzo. Però poi tutto tace, nessuno ha detto niente, nessuno ha scritto una mail, nessuno ha scritto un messaggio, quindi ho detto, sai che c'è? Come sempre, fatica sprecata, speranza sprecata, però invece ho iniziato a parlare con la regista di una cosa che effettivamente secondo me inizia a sembrarmi vera, la legge dell'attrazione. No? È un po' di giorni che ne parliamo e ho detto, io inizio a focalizzare che vedo il premio. Io non lo so, cioè se è possibile questa cosa, mica mi scappa da ridere da sola perché manco io ci credo. E ho sentito che dicevano, lo devi manifestare. E io, lo devi manifestare. In che senso? Lo cioè, devi che, dire? Tipo, no. Sì, lo devi dire come che fosse già vero. E io ho detto con una mia amica, io ho vinto il premio di Samsung. Scusate, però io dentro di me comunque non è che mi posso prendere in giro da sola, lo sapevo che non avevo vinto in quel momento, però l'ho detto, quindi poi ho detto, ma che io dici, boh, proviamoci, tanto l'ho manifestato, comunque mi è arrivato alla fine un messaggio, mi pare sms, e mi diceva questo sms, e il corriere, diceva proprio che corriere ha preso in carico la consegna per te da Samsung. E io così, amica, ma io non ho comprato altro. Vabbè, questo 2 settimane fa non ho visto nulla, non ho aperto il messaggio perché ho detto prendo il virus, ma mi sa di mi fuffa la truffa, e ho detto che solo che apro qualcosa mi becco tutti i virus, e mi attaccano. Se ci sono link che link, non cliccate mai quei link pericolosissimi. Tra l'altro a me prima cosa che mi insegnano da mo, non cliccate nel link, non aprite quella porta, non aprite quella mail, non aprite quell'SMS, okay. 4 cose. Non dobbiamo aprire la porta, l'SMS, l'email, il messaggino se strano. Non apritelo, se sono rose fioriranno, se sono premi vinti ve li consegneranno, ecco. Così è stato, sì, così, se, poi qua dentro non lo sappiamo cosa ma c'è. Ma sai, magari c'è un gadget. Un gatto, ho detto sarebbe bellissimo, ma qua dentro non hanno fatto i buchi per respirare, magari c'è un gadget. Salutiamo la mia amica Anna. Anna, ti voglio tanto bene, ma mi hai detto che qua dentro magari c'è una maglietta. Maglietta non suona di maglietta. No, non ho detto niente che è fatta di sedere. Io non ci posso credere perché ho detto, l'ho vinto. Però non mi credevo nemmeno io stessa che ho vinto qualcosa. Quindi adesso lo apriamo che mi sono già scocciata di aspettare. Quindi, amica forbicina, amica carotina. Dov'è la carotina? Ondela. Eccola qua. In Veneto l'ho detto, Ondela. Incredibile. Vado, apro. Vai. Sono emozionata. Ho attaccato il post-it per non farvi vedere la via di casa. Perché così hanno detto che boh, meglio di no. Allora io l'ho oscurata. Però non so, poi magari me ne volevano mandare altri. Sì. No? Va bene. No, ma io, allora, non mi serve in questo momento il tablet, a meno che non sia meglio del mio dove faccio già il monitor per la registrazione, però il fatto che... ti arriva dello stesso modello, ti dice almeno un modello diverso. Sì, perché l'ho comprato io da poco, però mica il fatto di aver vinto qualcosa, l'universo mi ama, lo sento, qualcosa si sta muovendo, diventerò, che ne so... Piano. Diventerò una cantante, suonata come sono. Quello potrebbe essere, cioè, veramente un miracolo. Io che canto.
e gli altri che mi ascoltano, la regista gli viene da ridere perché sono stonata come una campana. Non no, è no, detto. Ma non è detto, eh. Cioè, sarebbe il mio sogno, un concerto. Ma ti immagini? C'è lì e la dedico alla maestra che non mi aveva fatto cantare, che mi diceva tu stai zitta, cantano gli altri che sei stonata. Sì. Io gliela dedico e dico canto anche per lei, perché c'è speranza anche, vedi? Quelle brutte che si truccano diventano più belline, quelle stonate se sono fortunate cantano, quelle sfortunate vincono i premi e quindi... Allora abbiamo... Ha tagliato lo, sono emozionata, ma volevi inquadrare il sigillo di garanzia? No, 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 non c'è scritto niente. C'è scritto, avvertenza, in caso di imperfezione del presente sigillo, fare riserva all'atto della consegna. Ma io l'ho vinto, cosa devo riservare? Tra l'altro... Sappiamo, devo dire una chicca qua in mezzo. Tra l'altro mi ha chiamato il corriere dicendomi al numero di telefono, che io ho detto, ma come ce l'hanno il mio numero di telefono? E poi mi son detta, perché io non avevo nulla, siccome stanno facendo dei lavori vicino a, nella zona dove abitiamo noi, non si arriva a casa, quindi non ho ordinato niente da nessuno, né da Amazon, da nessuno... Non avevo nulla in consegna, mi ha telefonato e poi mi sono detta, ma io nel concorso l'ho messo il numero di telefono. Ah, ok, ecco perché lo sanno. Ecco perché lo sanno. E quindi, anche perché se poi ti era arrivato l'SMS per forza nel tuo numero di telefono. Infatti, come te l'ho mandato l'SMS? Infatti. Mica l'email. Ma infatti. E mi ha detto, sono 2 settimane che ho questo pacco da consegnarti e non so dove consegnartelo, cosa faccio del pacco? Cosa faccio? Ma me lo consegni? Allora me lo sono fatta lasciare a Zonzo, amica, nel punto di ritiro più vicino. Sono andata a recuperarlo, ma ero così. Quando mi ha detto, lo vuoi il pacco? Io, sì, sì, perché poi mi ha fatto la... Secondo me si capiva che qualcosa di vinto, perché me l'ha proprio detto, sì, lo vuoi il pacco? Io, sì, sì. Adesso pensa, speriamo che non, non salto in aria, perché... aprendo una cosa, no? Che non so che cos'è... Se mi esce un boa costrittor, chiamatemi un'ambulanza. Sì, okay. Speriamo di no. Non si vuole nemmeno aprire, tutto sigillato. Io emozionata. Dai, io che non ho mai vinto neanche un ciupa ciupa. È tutto, tutto incollato. Questo mi fa già sperare. Ma una macchina gonfiabile? Da montare? Una macchina nuova. Okay, siccome ho detto, scherzo, a questa mia amica gli ho detto, se lo vinco, poi pure una macchina vinco. Quindi, è proprio, guarda, c'è qua l'attenzione all'impacchettatura. Vediamo. Prima voi, poi vado io. Si vede? Non si vede ancora. Un angolino. Un angolino. Cosa c'è? Beh, non è una maglietta, non è neanche un gadget. Quindi, no, cos'è? Galaxy Tab. Cos'è? Questo non so sinceramente se è quello nuovo. Non lo so. Mi però c'ha pure la penna. Boh, non lo so. Allora, sai che non lo so? Mi viene il dubbio. Un tablet, forse. Galaxy Tab. No, vabbè. Samsung. Io, allora, avete io vi avevo detto, amiche, se mi regalano qualche make-up, qualche rossetto, voi sarete le prime a saperlo. Ma è incredibile che la prima cosa che mi hanno regalato, addirittura un sai che non ci speravo. Samsung. Grazie, non avevo mai vinto nulla, chissà se le arriva, amiche, taggate Samsung, chiocciolatelo, girateglielo, se qualcuno conosce qualcuno di Samsung, glielo faccia arrivare, che gli dico grazie, a Trabotta Melusu, a Trusannu Melusu, mandatemene altri, anche la televisione, non ci stava la televisione dentro. Però, allora, è sigillato, io lo apro, mi posso permettere, era nome mio, quindi io mi sento male, non mi hanno mai dato niente e mi sento a disagio di aprirlo. L'hai vinto? Ah, sento la musica della vittoria, il profumo della vittoria. Questa è una fetta di sedere. Allora, lo apro, è tutto sigillato. Adesso è il momento ASMR. C'è anche la penna. Sentite? C'è anche la penna. Cosa nuova? No, non si è rotto. Ma come? Che mail. Se non si rompeva non ero io. Anche dall'altro. Anche da dove c'è l'altro? Lì sotto. Qua sotto? Sì. Ah sì, ok. Beh, una scatola. Ma questo si apre metà. Ecco qua. Ah, mo lo dobbiamo guardare. Vai. Galaxy Tab. Media. Io emozionata. C'è solo la penna? No. Allora, vediamo. Lusso.
Sapevo io. Anche la penna! Anche la penna! Ma dai! Mi sa che è quello nuovo. Eh sì. Perché c'è la penna. Però anche una custodietta, la potevano mandare. Dici no, scherzo, tu. Scherzo. però. Ma sai che non me l'aspettavo, io davvero pensavo che ci fosse dentro la maglietta. Anch'io. Sarebbe veramente. Anna, non c'è la maglietta. C'è il tablettino. Ma non c'era la linguetta per aprirlo. Non c'era la linguetta. Ma a me mi sa male rovinare. Sì, no, ma è fatto apposta per aprirlo così. Qua? E lo fanno nei momenti ASMR. E cosa devo fare? No, tirava dalla linguetta così, e così si apre da lì. Tiro. Sì, tiro? Ma devi inquadrare? No, non lo so, io avevo visto che fanno così. E cosa devo fare? Se lo rompo? Ah, no, allora no, vabbè, dai, tiralo via così. ASMR, no, io mica sono alla moda vecchia, mi dispiace rompere le cose. Tipo, è tablet. Non sembra un tagliere. Vedremo se si accende, un tagliere. Cioè. Bello. Arrivato per nulla, c'è anche la penna. Amiche, abbiamo cercato, perché eravamo super super curiose, il prezzo e diciamo la tipologia della sì, un modello, iPad, perché... no? Questo qua è un iPad, no, è un caso. Tablet. Un tablet, sì. questo okay, caso. Galaxy Tab. Non lo giriamo da questa parte perché è specchiatissimo, no? Se no si vede la regista e quindi non vuole essere inquadrata. Inquadriamo di qua che non è specchiato, però si vede che è calamitato e si attacca alla penna. E quindi le caratteristiche, te che hai visto qualcosa, hai detto che ha 128... Ha 128 GB di memoria. Il prezzo, poi vabbè, cambia in base alla memoria, non ho visto bene. Però dovrebbe girarsi intorno ai 1000 più o meno. E, cioè quello che è uscito quest'anno di tablet, quindi è quello che è uscito col telefono, diciamo, che hai comprato praticamente. Cavolo, si può dire cavolo, sì. Perché, amiche, sì, alla fine io ho pagato 1450 di telefono perché era in offerta, però ho vinto 1000 euro di coso qua, di tablet, mi sento anche fortunatissima. Diciamo che nessuno qua se l'aspettava. Nessuno, non hanno creduto, no, quando gli ho detto ho partecipato al concorso e lo devo vincere. Deve arrivarmi, anzi io quel giorno cos'è che ho detto? Deve arrivarmi un tablet. Sì, tipo scherzo, convinta che, cioè io dico, ma... Ok. Detto, ma perché c'era? No, ho partecipato al concorso, ma siccome io mi sento che lo vinco. Io siccome eri così tanto convinta, a un certo punto pensavo che lo mandassero a tutti il tablet. Magari lo mandano a tutti, ma mi sembra strano. Ma se no non si chiamerebbe concorso. Amiche, se voi avete comprato questo telefono, anche perché telefono che fa l'azienda Samsung, non ci perde? Se il telefono comunque anche buono. Amiche, fatemi sapere se voi avete preso questo telefono, se anche voi, se avete comprato il telefono, vi è arrivato questo tablet, magari è arrivato a tutti. Fatemelo sapere nei commenti perché sono super curiosa di sapere questa cosa. Io sì, non ho, diciamo, digitato per comprarlo. Ovviamente sono rimasta per un mese e mezzo nel dubbio, mi arriva o non mi arriva, perché nessuno mi aveva detto sì ti arriva, no non ti arriva. Invece il telefono, quando lo appoggio che è pesante, ho paura che mi cada. E c'è la penna sotto. Sì, non fa niente, okay, lo appoggio così. No, fa lo stesso. Okay. E praticamente volevo dire, il telefono quando l'ho ordinato, l'ho pagato e dopo 3 giorni mi è arrivato. Questo ho aspettato tantissimo. E non sapevo se mi arrivava o no, un mese e mezzo, quindi non è detto secondo me che mi arrivava, se era, diciamo, compreso nel prezzo che arrivava a tutti, sarebbe arrivato subito, no? Sì, boh, non lo so sinceramente. Ci sarà stata una sorta di estrazione, penso. Non ho idea. Amiche, c'è qualche concorso di macchine? Di macchine? Dai che vinciamo una macchina, dai! E come te la mandano? Me la impacchettano, poi me la consegna il corriere. Sì, te la consegna il corriere, sì. Okay. Mi dice, dove gliela lascio? C'ho il pacchetto, c'ho un pacchetto, amiche. Io contenta. E magari è comodo anche per editare i video, perché io non ho a questo momento un mezzo. E non, praticamente mi sto accecando per editare nel telefono. È da provare, secondo me sì, potrebbe andare bene. Se, diciamo, l'app che uso per
Sì, no, ma se c'è qua c'è anche là. Sì, ok. E sono anche stessa marca, magari non so, si può collegare in qualche modo la galleria in modo che ce li hai sia di qua che di là. Ah, avanti la nostra Reggi. E quindi, niente, amiche, io mi sento così fortunata sempre, tutti i giorni della mia vita, perché prima di tutto ho voi, bimbi. Mi sento contenta, fortunata, cerchiamo un po' il bello ovunque, perché ho voi, amiche mie, che mi sostenete, mi fate compagnia, mi date un sacco di affetto. Oh, Samsung, mi ha pure mandato un tablettino. Che dire? Contenta. Quindi fatemi sapere nei commenti se siete contenti per me che mi è arrivato questo tablettino. In ogni caso, io adesso vi consiglio, se ci sono concorsi, inserite i codici, partecipate, perché non è detto che, cioè, la fortuna può baciare chiunque a questo punto. Sì. Io non mi sentivo fortunata, anche perché tipo non avevo proprio veramente mai vinto nulla, ho fatto magari a volte qualche codice dei biscotti negli alimentari, che c'era qualche codice da fare, non ho mai vinto niente, nemmeno un portachiavi, e quindi mi sembrava strano, però io me lo sentivo, perché l'ho proprio detto, inserisco il codice perché voglio il tablet, mi serve, mi deve arrivare il tablet, gli ho detto, perché mi serve per editare i video. Che non ce l'ho. E quindi, boh, forse da lassù o da laggiù, non lo so, lassù, laggiù, tutti magari le energie del cosmo hanno detto sì, è suo, mandiamoglielo. L'ha detto lei che è suo. Bah, io non lo, chi so. Lo sa. Amiche mie, io non ci sto a capire più niente, veramente. Neanche io. In generale, non ho capito come sia possibile. Forse neanche Samsung ha capito com'è possibile. Però me l'ha mandato, quindi grazie Samsung, grazie a voi per aver aperto questo video e per essere stati in nostra compagnia, e speriamo di avervi tenuto un pochino almeno così di compagnia. Fateci sapere cosa ne pensate a questo punto della fortuna, dei periodi fortunati, dei periodi sfortunati, perché ci sono anche quelli. Voi come siete? Siete in generale fortunate oppure sfortunate? Oppure va a periodi? Se vi sentite sfortunate, cerchiamo insieme, amiche, di cambiare questo mood. Dobbiamo iniziare a sentirci fortunate. Proviamoci. Proviamoci, perché secondo me ne vedremo delle belle. Ne sono convinta. Io sono molto fiduciosa. Già lo ero prima di mio. Però sono fiduciosa. Oggi sono contenta. Cioè, non mi si toglie sto... Questa, come si può dire? Secondo me c'ho proprio una faccia da schiaffi oggi. Questo sorriso antipatico magari, però sono contenta. Ma non contenta per una roba materiale del tablet, perché ha un valore economico. No, sono contenta perché a volte la fortuna esiste, ed essere fortunati in qualcosa è bello, è bello. Al di là di che cos'è, cioè poteva essere anche veramente... un pacco di biscotti che me lo mandava la ditta dei biscotti e mi diceva che l'avevo vinto, sì, ok, come valore a meno, però no, una volta ho vinto un profumeria, ti ricordi, un borsellino, cioè, mi hanno mandato Collistar, e la mia amica in profumeria mi ha detto è quello, però non era, sì, niente di, diciamo, come valore, ma mi ha reso felice, mi ricordo, per 6 mesi, forse ve l'avevo detto, ma questo tipo 8 mesi fa, un borsellino, sì, che era tipo di teletta, di juta, marroncino, di Collistar, e dentro c'era un piccolo struccante, praticamente io... Non avevo capito che li avevi vinto. Sì, gliel'avevano mandato in un pacchetto col mio nome scritto, perché avevo comprato praticamente dei prodotti in profumeria e ero stata in qualche modo selezionata e avevo vinto un piccolo premietto. Era piccolino così, un borsellino con la cerniera, che di valore in sé è come un omaggio del giornale, no? Ma siccome era vinto, ma io ero così felice di essere stata appunto baciata dalla fortuna, e la stessa sensazione ce l'ho oggi, proprio di quella cosa vinta che tu non sei andato a cercare. Ed è quello, ecco, il bello del sentirsi per un attimo fortunati. Quindi amica, corro a giocare la schedina. Se lo vinco io, ve lo dico, eh. Se vinco la schedina, all'estrazione, ve lo dico. Sì, io lo dico, perché non dovrei dirlo? Dicono tutti non lo dire, che poi ti portano via, arrivano tutti i parenti che non avevi prima, ben venga.
vuol dire che si, diciamo, tradurrà in un sacco di affetto dei parenti, degli amici. La tua vita, dovrebbero guardare il lato positivo, migliora anche con tantissimo affetto che se no non avresti ricevuto. E non rimanere attaccati a quella vincita di soldi. Ma io ben venga, cioè, comunque, brutto dirlo, però mi piacerebbe averli per anche distribuirli. Mi sentirei sicuramente più amata. E voi direte, ma quello non è, è un affetto di interessato, quello che mi daranno. Pazienza, io sono contenta lo stesso. Meglio quello che niente, no? Sì. E quindi, che dire? Boh, te cosa dici? Bella fortuna? Fortuna. Bella fatta di sedare, amica. Sì, sì, sì. Tu cosa ne pensi? Perché? Non me l'aspettavo, sinceramente. Non credevi in me? No, non è quello, solo che buono. Nella mia fortuna. No, ma nel senso che a me i concorsi buoni hanno sempre dato un po' una sensazione di... Nel senso, boh, partecipa, poi non si, cioè, non si sa. Quindi avevo, cioè, io ho aspettative tipo pari a zero. Ah, sì? Io invece... No, no, appunto, non avevo mai vinto... Nulla, però molte volte anche quando partecipavo tipo alle lotterie così di paese, così, perché non ho vinto? Strano che io non ho vinto, però non è che sì, non avevo mai vinto, però cioè, comunque sai che hai una piccola possibilità e perché non dovrebbe toccare proprio a te? Hai ragione. Quindi però, sì. Anche te, amica, che stai guardando questo video, se c'hai un concorso sotto mano, digita il codice e magari vincerai come noi. Adesso dobbiamo capire effettivamente se il tablet può fare al caso mio per editare, lo tengo io, se no lo do a qualcuno che lo userà, che può essere qua a casa oppure fuori casa, perché tenere le cose che non servono e che non si utilizzano non serve assolutamente a niente e a nessuno. Quindi se non mi serve per editare e non serve a loro per la scuola, lo regalerò a un'amica, un amico, un parente. Faremo così. E niente, amiche mie, io vi... Oggi la parola segreta è ovviamente fortunella e l'emoji di oggi... Quadrifoglio. Il quadrifoglio, ovviamente, ovviamente il quadrifoglio, solo lui può essere il no. Oppure se ce ne sono altre fortunate, emoji fortunate, stupitemi nei commenti e commentate tanto, 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 voglio vedere tanti commenti, tanti like... A dimostrazione che questo video sarà super fortunato, proprio nel, no? Nel vero senso della parola. E niente, condividetelo a tutti gli amici che non credono nella fortuna, anche noi, anche voi, anche loro possiamo essere tutti fortunati e assieme lo siamo ancora di più. Io mi sa che ho detto tutto, un like lasciatelo perché sennò il video diventa sfortunato e iscrivetevi. Mi raccomando, per tutto a questo punto le vibe positive che si distribuiranno agli iscritti. L'iscrizione ovviamente è gratuita e come dico sempre io, lo sento che lo dicono anche da casa, Ciara Mankai, Atra, Gosa, Buru. Come sempre io vi mando un bacio grande 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 e ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao amiche, buona serata!